Ma come si chiama questo prodotto? È nuovo? Questa è l'evoluzione della veneziana. È un blend di 6 spezie, tra cui la fava di tonka, la curcuma, cannella, pepe nero affumicato. È molto gustoso, devo dire anche molto raffinata. Dario Loisò, siamo al Vinitaly. Spirito. Spirito di Dolfo. Sì. Spirito non è tuo, non è mio, non è di nessuno, è sempre con noi. Ma quando bevete un spirito mio, sapete che io in quel momento sono con voi nella vostra mente. È un metodo classico che da quanti anni lo produci? Il nostro nuovo bambino è uscito fuori nel 2010. E lo guardo, lo stimo. Lo aiuto a crescere. Lo crescere per diventare un grande personaggio. Siamo con Marian Simcic, allora, Vinitaly 2018. Grandi successi, Marian. Ce la racconti cos'è? Sì, sì, ecco, proprio poco fa e Luca Gardini premiato nostra Ribolla Opoca come miglior vino al mondo con 99 punti, veramente è un successo. È più Pinot Nero e Slow Wine consigliato come uno dei 10 miglior vini per Vinitaly 18. Quindi Slovenia, territorio Gran Vin de Brda. Mi raccomando, è qui vicino, è in Alpe Adria, andiamoli a trovare questi grandi vignaioli. Venite, penso che anche la zona bella. Colli è bello, è molto bello. E si può sicuramente bere qualche buona ribolla, anche qualcos'altro. E penso anche ospitalità, sono tanti certo. Ristoranti. Certo. Con si mangia e si beve bene. Sì. Mariam, alla prossima. Sì, da grazie. Te allora. Ciao. Stojan Šćurek, oggi parliamo di Jacot. Sì, Jacot 2016 qui, nuovo, nuova annata, fresca, fresca ma vigna di 50 anni. E la tua azienda in che paese è esattamente? 9 ettari in Italia, 11-12 ettari in Slovenia, proprio là a confine. E allora mi raccomando, bisogna andare a trovare... Cin cin. La zdravia. La zdravia. Andarli a trovare questi nel Brda, un territorio veramente meraviglioso in Alpe Adria. Annalisa Zorzettig. Siamo Friuli Venezia Giulia, Alpe Adria. Ma Annalisa, il vino è donna o il vino è anche donna? Bravo, è donna, donna. No, il vino è donna per le emozioni, la sensibilità, la passione, ci mette proprio il cuore, è donna. Ma è maschio perché comunque ci vuole grinta, tenacia, forza, anche forza fisica. Ci vuole il buon senso sì della donna, però la donna spesso è tanto riflessiva e azzarda di meno. E l'uomo si butta un po' di più. Qua è fuoco maschio che è vita, è terra, è energia, ma è passione donna, dai. Allora? Lo troviamo Rosa? No. No? No. La mia Rosa è Selvin. Selvin. Ma sì. Branco, Capobranco o Red Branco? Tutte. Tutte. Rosso? Poligamia. Però il tuo preferito fra i bianchi, tu sei un bianchista o? Bianchi. Bianchi.
quindi questo uvaggio e poi hai tu il tuo famoso Pinot Grigio, il Chardonnay, insomma, sì, sì. E allora viva il Collio, viva Branco e viva anche l'Alpe Adria. Senz'altro, cin. Rosé de Noir 2014, quindi Pinot Nero, una delle vostre specialità della maison. Fiore all'occhiello ormai, sì. Però direi la massima espressione della tecnica enologica in cantina, dove il tecnico si cimenta, perché il vino è un prodotto della natura in qualche caso, si può definire perché prima fase è lì, ma il metodo classico interviene l'uomo e quindi è un'espressione proprio del tecnico e della... Mi permetto dell'artista anche, perché sai che io vedo anche il vino prima di essere una bevanda è un'idea, quindi interviene l'uomo col talento, capacità, personalità, e questo è indubbiamente. Poi il Pinot Nero è la sfida più importante che tutti riconoscono, e quindi operare con il Pinot Nero è una cosa. Nel rosato il colore poi fa la sua differenza e dichiara qualche cosa. È anche femminile, anche sua dentro. Beh, il Pinot Nero nella sua maturità riesce a dare queste complessità che riempiono, e poi il tempo. 36 mesi vuol dire che lasciamo al tempo completare l'opera dell'uomo. I vigneti sono tutti in zona? I nostri cru sono tutti a Rutars, abbiamo questa proprietà di 6 ettari a Rutars e una collina che ha dimostrato di valere nel tempo. E si può venire a visitare? Assolutamente, vi aspettiamo. Possiamo assaggiare tutti. Anche questo? Certamente. Il re dei cocktail in Alpe Adria. Benissimo, ben arrivati. Oggi presentiamo l'ultimo prodotto della famiglia Castagnier, Casta. È una grappa distillata 5 volte, dedicata per la miscelazione. Oggi prepariamo un Negroni americanizzato, e ho fatto un'evoluzione di un assemblaggio di 4 vermouth diversi, di 4 bette diversi. Vado a spinare. Andiamo. Il mio vermouth, vado a mettere il mio bitter, poi andiamo a completare con la nostra parte di casta. Andiamo a mescolare. Lo andiamo ad addizionare con un po' di ginger beer. Due bucce di limone. Sì. Due bucce di arancio. Un giro di valzer. E il nostro casta 4.1 è servita. E allora direi che chiamiamo anche chi produce i Castagnieri Ilario. Ciao. Eccoci. Ben arrivati al Vinitaly. Allora. Nuovo prodotto? Mancava nel nostro mondo la grappa miscelazione, abbiamo fatto un'innovazione tecnologica, abbiamo tolto il vinacciolo e la raspetta dalla buccia, quindi qui sono distillato da buccia pura, distillato 5 volte, una vera novità. Abbiamo coinvolto 12 barman da tutta Italia per testare con noi che questa qualità fosse adatta a entrare in miscelazione. Fresco, delizioso, bello. Molto estivo. Ma anche direi... Ma anche di mezza estate, anche di mezzo autunno. La grappa proprio è un completamento perfetto, perché non esce, deve solo armonizzare il resto, però il retrogusto è buonissimo. Io credo che nessun, neanche un gin, può dare questa sensazione qua. È proprio la sensazione italiana. Cinque allora. Evviva. Evviva. Ciao a tutti. Evviva. Morello Pecchioli con noi al Vinitaly, e hai fatto un giro, hai assaggiato i vini del Alpe Adria? Ho fatto il giro, ho assaggiato i vini, ho assaggiato tanti buoni prodotti tipici. Secondo te questo territorio dell'Alpe Adria come si pone nel mondo? Nel mondo ci sono tante belle cose, premettiamo questo, però questo territorio ha qualcosa di straordinario, nel senso che ha tutto. Cosa gli manca? Come ho detto prima, c'è il mare, c'è la pianura, ci sono i monti, ci sono i fiumi, c'è il lago, ha tutto. L'Alpe Adria io la conosco bene perché scrivo e leggo le pagine di Best Gourmet Magnar Ben dell'Alpe Adria, di un amico che non vi sto a nominare ma che vi sto a indicare, lui. Ho visto che avete festeggiato il pizzaiolo
migliore del mondo. Stefano Miozzo ha vinto come miglior pizzaiolo dell'Alpe Adria e ha confermato di esserlo, perché a Parma proprio una settimana fa ha vinto il premio più prestigioso, campionato mondiale della pizza classica. Morello Pecchioli, una delle grandi penne della guida Magnar Ben, best gourmet. Vulcanici sono proprio tutti i produttori del Soave, riconosciuto proprio quest'anno primo paesaggio rurale di interesse storico. Io mi auguro che possiate vedere le immagini di queste colline di origine vulcanica. Vulcanici sono i produttori perché ci devono mettere anima per lavorare in queste pendenze, piccoli fazzoletti di terra, e lo fanno da tantissimi anni. Vulcanico è sicuramente il vino, perché quando lo assaggi senti veramente un'anima, la fatica, senti la concentrazione, senti l'identità di queste vigne di Garganega. Le vigne sono molto piccole, quindi macchine non possono entrare, le pendenze sono molto importanti. Siamo praticamente in tutto il mondo, l'85% del Soave viene esportato. Sandro Fiol de Bruno. Esatto, infatti il nome dell'azienda è dedicata al papà Bruno, vecchio viticoltore della zona del Soave di Monti di Sini. Qui abbiamo un Durello, un metodo classico, una riserva, e sboccato un anno fa, preparata proprio giusto per il vinitre, un 60 mesi di Monti di Sini Durello, quindi uva Durella coltivata nell'areale di Monti di Sini nel comune di Roncà, a circa 400 metri d'altezza, vecchio vigneto autoctono. I veneziani li usavano nelle loro navi, quindi abbiamo la storia di questa uva un po' trascurata in passato, oggi riproposta con queste lunghe rifermentazioni in bottiglia e che il tempo riesca a morbidire la sua mineralità, la sua spiccata acidità, riusciamo a ottenere una bella bolla autoctona veneta. Questi sono i sassi di basalto posti nei nostri vigneti, in tutto l'areale di Monte dei Sini, Roncà, Montechia, un po' Monteforte, si trova questi ciottoli. Ma il bello è che poi riportiamo questa, diciamo, sensazione nel bicchiere, perché se io vado a sfregare questo sasso e lo faccio usare a Maurizio, qui sentiamo la pietra focaia, cioè i francesi la chiamano pierre à fusil, cioè dove hanno le vigne in questi territori impazziscono, quindi noi è da qui che dobbiamo partire dalla terra per arrivare nel bicchiere con delle cose uniche, territoriali e fantastiche. Beh, è arrivato Francesco. Ehi, ciao. Allora, quest'anno sono felicissimo, sono con Magnar Ben, ci sono anch'io quest'anno. Quest'anno entra nel team anche Francesco Torri, e questa è la notizia bomba, seguirà la provincia di Ferrara. Un brindisi, senz'altro. In mancanza del grande boss dell'Alpe Adria, Aleš Krstančić Bovja, sì. La Polona apre adesso il puro rosé. Sì, questa è nuova annata di puro rosé 2010, vitigno e pinot nero. Lo apriamo in acqua, così esce il sedimento e resta prodotto pulito. Adesso vedrete, è in bottiglia con sedimento. Vediamo, bicchieri. Premio miglior vino identità Alpe Adria 2017. Sì. Anche per lei. Anche per lei, prego. Con Tomas Kavčić a Vinitaly. Cosa ne pensi dei vini della Slovenia e ovviamente dell'Alpe Adria? Sapete cosa? Vinitaly è davvero un bel incontro, bello stare qua a Verona, sentirsi a casa, e così sono vini. Qua sono vini del tutto il mondo, ma io personalmente apprezzo vini del nostro territorio.
che è il nostro territorio del Alpe Adria. Guardate, dobbiamo avere solo una regola: stare insieme e essere fieri di questo che abbiamo, il nostro territorio. Evviva Alpe Adria! Presidente Luca Zaia con noi, Vinitaly 2018, Alpe Adria, ma vini del Veneto sempre in pole position. È una bella storia, 8 milioni e mezzo di ettolitri, siamo la prima regione in Italia per produzione di vini e pensate solo a un dato importante, che l'Italia esporta 6 miliardi di euro, di questi 6 miliardi 2 miliardi li fa il Veneto da solo. Però il Veneto ha anche grande richiamo turistico mondiale. Beh, questo sì, noi siamo Venezia, la Venezia, Verona, ma poi c'è. Ma non c'è solo parte, ma c'è, esatto. C'è Venezia, Verona, il Lago di Garda e così via, le città murate, la montagna, le terme, le spiagge. Però è bene ricordare 70 milioni di presenze turistiche, la più grande industria in Veneto è il turismo, 17 miliardi di fatturato, e non si deve pensare che il turismo arrivi da Venezia, perché Venezia dei 70 milioni ne fa 14 milioni. Ad esempio, nessuno sa che le spiagge fanno 32 milioni di presenze. Aspetta, quest'anno anche la destinazione che cresce di più è il Prosecco come turismo. Prosecco che è candidato a patrimonio dell'umanità, i 15 comuni della DOCG hanno questa candidatura che noi stiamo seguendo. Percorso non facile, del resto è una roba seria. Una roba... Ci auguriamo tutti che vada a buon fine. Però insomma, prima o poi ce la faremo, e l'idea di avere Prosecco come patrimonio dell'umanità ci aiuta a iniziare un percorso nuovo. Grazie Luca, grazie e buon lavoro. Grazie e a tutti. Grazie. Siamo con Giuseppe Casagrande, perché al Vinitaly non c'è solo il vino e non c'è solo il food, ma ci sono anche le tecnologie. In questo caso ci sono i pavimenti per le aziende vinicole. Pavimenti e rivestimenti anticorrosivi, quelli che sono ideali per le cantine, appunto, cantine vinicole, destinazione alimentare, olio, lavorazione dell'olio e quant'altro. Il primo pavimento, che era un esperimento, è stato nel 1982. Quel pavimento tuttora è presente. Perché i pavimenti sono fatti, come dicono tu, resine? Certo, sono fatti con una tecnica a resine e bossidiche, soprattutto, di una qualità superiore. Sappiamo benissimo che il vino anche c'è di qualità buona, meno buona, e così pure anche i prodotti per fare questo tipo di rivestimento. Quindi se vogliamo un bel pavimento professionale, tecnico, per la nostra cantina oppure per l'azienda che non si occupa solo di cantina, cibo che tratta, stiamo parlando di alimenti. Stiamo parlando di magnar ben, no? Quindi certo. Il magnar ben vuol dire anche il pavimento, che deve essere così. E allora per questa puntata è tutto, ma abbiamo tante altre cose da farvi vedere. Seguiteci.